Comunque grazie, grazie veramente di essere qua. Io mi presento, mi chiamo Massimo Morselli, ho 21 anni. I contributi. Mamma mia ragazzi, brutta. Signori, lei è talmente brutta che un giorno ha chiamato un architetto a casa e gli ha chiesto: senta, che cosa posso fare per abbellire questa casa? E lui: esca di qui. Ho fatto la domanda che molti uomini fanno alle proprie donne: ma con quanti uomini sei stata prima di me? Gli ho chiesto. Lei è stata muta, scena muta. Il giorno dopo gli ho ripropinato la domanda: ma con quanti uomini sei stata prima di me? Niente. Dopo una settimana gli ho chiesto: ma con quanti uomini sei stata prima di me? Shh, vabbè che sto contando. E quando siamo sposati da tanto tempo, la passione va a diminuire, va a spengersi, giusto? Allora fate come me, uomini, ascoltate. Tutte le volte fate l'amore a vostra moglie, mettete 20 euro nel salvadanaio. È di stimolo. Io una volta sono andato ad aprire questo salvadanaio e ci ho trovato banconote da 50, da 100, 200 euro. Vado alla mia moglie: amore, ma com'è possibile una cosa del genere? Oh ciccio, non siamo tutti tirchi come te? È una cena per single, ho capito, va bene, si sarà mutato una cena per single. Comunque sapete benissimo, almeno a me è capitato, che il matrimonio può cambiare anche l'aspetto fisico. Io ero molto più magro, molto più in linea quando ero single, anche perché cosa fai? Quando sei da solo, sei single, torni a casa, guardi quello che hai nel frigo, vai a letto. E quando sei sposato, che torni a casa, guardi quello che hai nel letto e vai nel frigo. Franco, te fai sport? Franco, fai sport te? Sì, della forchetta, mangia tortellini, a carte, burraco. No, allora, se voi volete fare sport sul materasso, una volta ogni quanto, una volta dice il marito al dottore: oh, senta dottore, io la prima volta tutto bene, quando faccio l'amore la seconda sudo molto, mi sa dire perché? No, poi lo domanda la moglie: scusi, ma suo marito mi ha detto quando fate all'amore la prima volta tutto bene, la seconda suda tantissimo, mi sa dire il perché? Certo dottore, la prima volta a dicembre, la seconda ad agosto. Comunque è bello incontrarsi con dei vecchi amici. Anch'io stasera comunque mi sono incontrato con un mio vecchio amico toscano che mi ha lavorato qua a Modena tanto, e poco tempo fa mi sono incontrato con un altro mio amico, si parlava di più del meno. A un certo punto mi fa: sai che mi sono diviso? Io che sapevo tutto sul conto di sua moglie, gli ho detto: guarda, hai fatto bene, guarda, era una che da poco di buono è andata con mezza Carpi, con mezza Modena, con mezza Bologna, hai fatto benissimo. Però no, guarda, mi sono diviso dal mio socio. Allora c'è una mamma che è a tavola con tre figli piccoli. Il primo figlio domanda: mamma, come sono nato io? Tesoro, a te t'ha portato un falco pellegrino. Secondo figlio domanda: mamma, e io come sono nato? Tesoro, a te t'ha portato una colomba bianca. Terzo figlio: mamma, e io come sono nato? Tesoro, a te t'ha portato una cicogna. Passa di lì la suocera e dice: ecco, lo sapevo io che venivano da tre uccelli diversi. Grazie!